Jill, che cos'è il progetto Amati? Amati, la cosa bella di Elisa è che ci siamo trovati per partire con questo progetto, poi mi sono scoperta che abbiamo proprio la stessa identica idea e obiettivo, cioè amati, volerti bene, accettarti. Allora, per quanto mi riguarda, la donna è il peggior nemico di se stessa. Verissimo, confermo. Ok, le donne sono di una severità verso loro stesse. Ma sono vesto qua, oh cielo, ok. Allora, ti posso dire, posso garantire alla mia tenera età di 49 anni, il minuto che ho smesso di fregare quello che pensavano gli altri e cominciavo veramente di innamorarmi di me stessa e trattarmi con l'amore. Perché se tu ami una persona, gli regali i fiori e le coccoli. Che belle cose che stai dicendo. Che è vero. E noi dobbiamo avere una love affair con noi stessi. Io ti posso garantire, superato quell'ostacolo, e tu vedrai che il tuo fisico si sgonfia, ma si sgonfia della protezione, si sgonfia dei scudi. Perché non hai bisogno di proteggerti da nessuno, che sei già perfetto. Questa è una cosa molto bella ed è, diciamo, il cuore del nostro progetto. Il nostro progetto nasce con due donne completamente diverse, con due età diverse, due fisicità completamente diverse, ma con l'obiettivo comune, e voi che ci seguite lo sapete, perché quello che vi ho sempre cercato di trasmettere è di volervi bene per quello che siete. E Jill ci aiuterà proprio in questo, ad amarci ulteriormente, perché come dice lei, il nostro corpo è una casa, è la casa dove dobbiamo abitare. E quindi, a maggior ragione, dobbiamo voler bene il nostro corpo, soprattutto per quell'obiettivo che è sempre lì ed è molto vicino a noi, che è la salute. È una cosa importante. La salute, e poi adesso per me è molto, molto caro anche il concetto di anti-invecchiamento, certo. Perché sono una soglia di mezzo secolo. E complimenti. Grazie. Molti complimenti. E io voglio, infatti io ho detto, io mi alleno, l'ho messo su Instagram da poco, ho detto io mi alleno tutti i giorni perché voglio che il mio corpo si muove come quello di un ventenne, però non perché voglio essere magra, perché voglio la mobilità, non voglio essere come, posso parlare per ore, però c'è la sarcopenia, che è una perdita di massa muscolare che comincia da 35 anni in poi, che quindi sono a rischio? È lento, comincia a fare un declino molto molto veloce verso i 60 anni, però questi muscoli sono importanti per tante cose e vorrei staccare questo fissa di amati perché sono un taglio 38, amami perché, o amati perché sei faiga, ok? No, amati, salute, movimento, protezione dal microbioma, protezione per invecchiare bene, perché io a 80 anni vorrei andare a Sanremo a farmi fare il capriole come quella signora. Ma che meraviglia, anch'io sogno! Capito? Lei è una vecchia, che bella, fantastica, bellissima. Così, amati. E quindi iniziate questo nostro percorso, durerà un bel po', quindi vi costringeremo giornalmente a guardare i social network, ma insieme ci piacerebbe che con l'hashtag amati anche voi postiate dei vostri video, così noi li possiamo ricondividere sui nostri social network e soprattutto insieme vedere in questi mesi i progressi sia del movimento sia di tutte le pillole che ci darà Gila, anche perché non vi posso svelare niente in anteprima, ma ci sono delle sorprese, cioè ci vizierà, vi dico solo che ci vizierà. E poi sarà molto più facile, però parte tutto con prima cosa. Allora, tutti quanti devono dire in questo momento: mi amo e mi accetto come sono. E già vedo tutti. Tu riesci a dirlo? Mi amo e mi accetto come sono. Io alla grande mi amo e mi accetto come sono, lo sapete da tantissimo tempo. Io mi amo e mi accetto come sono. Voi provate? Noi vi sentiamo. Non ce li riesco a girare. Allora, è la base di tutto. Se tu non ti ami e non ti accetti come sei, nessuno al di fuori di te lo farà, perché le persone ti portano rispetto che tu
hai per te stesso, se non, è così. Assolutamente, solo se tu sai quanto vali, anche gli altri capiranno quanto vali. E ripetiamo, non è una questione solo di estetica, di forma fisica, ma quello che mi piace di Jill è che lavora molto a livello psicologico, quindi il vero allenamento sarà per il nostro cervello e ve ne renderete conto tra qualche lezione, perché dopo che noi inizieremo a fare del movimento vero, quindi vedrete proprio delle lezioni di ginnastica, soprattutto con un oggetto miracoloso secondo me che è il suo trampolino. Il trampolino super jumper. No, non potete capire, sono già pazza di lui e poi diventerete pazza anche voi, capirete col tempo perché. E vedrete che vi sentirete cambiate non solo nell'elasticità, nella massa muscolare e quant'altro, ma soprattutto nella testolina, che è la cosa più importante. Elasticità mentale, vogliamo metterlo. Allora, hashtag amati e noi ti ameremo e ti aiuteremo a amarti di più. E con questa ti aspettiamo alla prossima puntata insieme. Love.